a tutti e benvenuti magari Pollicini. Come state ragazzi? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video post vacanze. Non fatemi ricordare le vacanze, erano così belle, ma prima o poi ragazzi bisogna tornare all'attività scolastica, alla vita quotidiana Marta e anche all'attività scolastica giustamente. Allora ragazzi, prima di cominciare cosa devono fare? Marta dillo tu perché io mi sto impappinando. Si devono iscrivere al canale, devono cliccare la campanella e poi seguiteci anche sul nostro profilo Instagram perché ogni giorno stiamo pubblicando una bellissima foto della nostra vita quotidiana, ecco, così anche delle vacanze, tutte cose bellissime. Iscrivetevi al canale e ce l'abbiamo detto, no? Seguiteci e così, va bene, basta così ragazzi perché dobbiamo andare avanti, ci stiamo dilungando, ecco, ci stiamo dilungando troppo. Allora cosa faremo in questo video? Faremo un bellissimo unboxing. Molto bella questo, come hai detto, questa cosa cantata l'hai detta Marta, cantata. Ok ragazzi, allora Marta vai, che cosa unboxiamo? Fammi vedere, dai. Unboxiamo Baby Sussu. Baby Sussu ragazzi, ecco qui. Baby Sussu a me piace tantissimo perché finalmente dopo tante cose in inglese abbiamo trovato qualcosa in spagnolo che è la mia lingua e a me piace molto lo spagnolo. Io sono molto bravo a parlare spagnolo. Marta guarda, ti faccio vedere. Interactive no batteries. Questa parola mi sembra più inglese. Cosa fa questo Baby Sussu? Baby Sussu, ve lo dico subito perché qua davanti, vedete ragazzi, c'è scritto un po' tutte le caratteristiche. Allora, io le vedo da dietro, facciamo così. Mi puoi deponare quella el cepete come il cuore un bebè. Avete capito ragazzi, è proprio spagnolo benissimo. Allora, diciamo. Allora, si può mettere il ciuccio in bocca. Perfetto, poi puoi chiudere gli occhi. Puoi chiudere gli occhi, poi. Poi può bere l'acqua dal suo biberone. Okay. Poi può mangiare la pappa. Può mangiare la pappa, ragazzi, è bellissima questa cosa. Può fare la cacca o la popò o la pipì. La popò o la pipì, a secondo se mangia o vive. Ok, e poi ragazzi potete fargli il bagnetto, che questa è una cosa bellissima. E poi per finire potete muovere alle braccia e le gambe snodate. Come può fare Marta? È troppo snodato così. Ok, ma insieme ragazzi a Baby Sussu abbiamo altre cose da unboxare perché Baby Sussu ha tantissimi accessori. Ve li faccio vedere io perché Marta già ha riempito la sua scrivania. Ecco qua, abbiamo il complementos. Ecco qui che è Baby Sussu. Guardate qui che bel completino ragazzi, che dopo vediamo insieme. E qua sta scritto Miropita. Cosa significa in spagnolo? Non lo so, però è bellissimo anche questo qua. Lo vediamo insieme. Poi abbiamo ancora, no, lo faccio vedere dopo questo perché mi piace troppo quello lì. E abbiamo le scarpette Mi Zapatitos. Eccolo qui, guardate ragazzi, sono stupende. E poi per finire ragazzi abbiamo una cosa che è bellissima, che sono la Mi Canastiglia. Eccola qui, la Mi Canastiglia ragazzi è il cestino dove ci sono dentro tutti gli accessori per fare il cambio del pannolino, fare il bagnetto, cambio il pannolino, tutte queste cose simpaticissime. Ecco, ve lo faccio rivedere, guardate. Bellissimo. Allora, perfetto Marta, abbiamo fatto vedere tutte le cose che unboxeremo. Da cosa cominciamo? Da cosa bambolina! Cominciamo? Dalla bambola, che è la cosa più bella. Baby Sussu. Andiamo a vedere, queste cose le mettiamo un po' da parte per il momento, altrimenti non abbiamo spazio, perché questa bambola, ragazzi, è grandissima, è 40 cm. È quasi grande come Camilla. Marta, perché ti nascondi dietro la bambola? Quindi 40 cm, Marta, possiamo mettere anche qualche vestitino che ci avanza di Camilla quando non gli va più? Non ne va più, lo prendiamo e lo mettiamo a Baby Sussu. È favore rima. Ok, allora siamo pronti ragazzi a fare l'unboxing. Allora, apriamo l'altro. Marta, hai dato una cosa impronta. Ecco qui ragazzi, Baby Sussu con tantissimi accessori già nella scatola origine, nella scatola principale. Che profumo! Mamma mia, che profumo! Ecco cos'è, vaniglia ragazzi, profumo di vaniglia. Marta, che... sta sfogando Marta con la vaniglia ragazzi. Allora, nella scatola abbiamo, guardate ragazzi, Marta, descrivi questa scatola, dai, cosa c'è nella scatola? Baby Sussu. Il biberon di Baby Sussu, eccolo qui. No, Marta, perché? No, la tetta nera si gira perché come poi quelle là che escono dei biberon originali, ecco, esce sempre al contrario e tu la devi sistemare. Si vede che io sono esperto, ragazzi, ormai con Camilla, con tre figli, ho fatto tanti quell'esperienza di biberon. Poi abbiamo qui il piattino, guardate, eccolo qui, lo prendiamo. Piattino.
ecco qui, queste qui sono le posate, quindi cucchiaio e forchettina ergonomici, vedete. Poi questa bambola, abbiamo detto che mangia davvero, e qui c'è la sua pappina che si scioglie in acqua, che poi la potete sostituire con qualsiasi pappina dei bebè neonati, quindi possiamo mettere anche la pappina di Camilla, giusto? E qui ci sono le istruzioni della pappina, così ci spiega come utilizzare al meglio per fargli fare la pipì, vedi, su papiglia, ecco, preparation 20 grammi di farina di mais, quindi Marta, questa è farina di mais, la posso assaggiare anche io dopo e vi dico se è buona, ragazzi. Da quest'altra parte abbiamo, Marta, cosa abbiamo? Dillo tu. Un vestitino, ecco qua, quindi abbiamo un bel vestitino, non rompiamo niente perché questa scatola si apre facilmente, e poi abbiamo anche il pannolino che vedo numero 2, proprio come quelli di Camilla, quindi possiamo riutilizzare quelli. E c'è, Marta, qui una cosa simpaticissima che io avevo già notato prima, c'è il certificato di nascita dove dentro gli puoi andare a scrivere il nome del tuo bebè, ecco qui. Quindi puoi mettere qui il nome della mamma, del bebè, mettere per esempio il peso, l'altezza e tutto quanto, proprio come si fa con i bimbi veri. Togliamo gli elastici e bevi su, e tra noi, ragazzi, guardate! E qui ha già un po' di, ecco qua, tovaglietta, guardate, giusto per fare il cambio. C'è il certificato originale, ok, perfetto, guardate che ciuccetto, no, ma il ciuccetto, ragazzi, è proprio quello là vero, guarda, è vero, ragazzi, è vero. Oh, ecco qua, attenzione, c'è anche la mollettina, e la mettiamo qui, guardate, ragazzi, stupenda. Allora, Marta, io direi adesso, bevi su, sai che cosa facciamo? La dobbiamo provare, ok. Allora, per provarla facciamo una cosa, mettiamola il pannolino, leghiamo e anche il vestito, le diamo la pappa. Marta, tu sei esperta di pannolini, lo lascio fare a te, perché sinceramente lascio sempre fare a Marta la messa di pannolino, lei è più brava di me, lo devo ammettere, almeno in questa cosa lei è più brava. Aspetta, Marta, che te lo apro così, ecco. Allora, Marta, mettiamole il pannolino. Guardate, Marta è proprio esperta, ragazzi, di pannolini. Anche a Camilla, lei ogni tanto fa il cambio pannolino, io le dico, Marta, fallo tu il cambio perché sei più brava di me. Bravissima, ecco uno e l'altro strap, come si chiama, non lo so. Ok, guardate, bravissima Marta, pannolino impannolinato, baby su, adesso dobbiamo preparare la pappina. Prendiamo la farina di mais, poi ho preparato un bel bicchiere di acqua, eccolo qua, mettiamo un po' di acqua nel suo piattino. Olè. E adesso dobbiamo aggiungere la farina di mais, che non basta preparare la pappa per Camilla. Adesso abbiamo anche baby Susu da dover accudire, una bimba più. Adesso ho 4 figli, ragazzi, è incredibile, 4 figli, e mi devono dare proprio la pensione di paternità. Ok, mettiamo un po' di pappina, ecco qua, vai Marta, vai, miscola, brava Marta, guardate com'è brava a miscolare. Un altro po' di pappina, Marta, facciamolo mangiare un po' in più a questo bambino, deve crescere bambina, bambina, questa bambina, questa Susu, ecco qui, brava Marta, gira, vedete, si sta sciogliendo tutta la pappina. Mamma Marta, è pronto? Sì. E allora siamo pronti a darle la pappa, e vai Marta, aspettate ragazzi, dobbiamo dare la pappa, in braccio, Marta le dà la pappa in braccio, è proprio, quell'altro braccio, è professionistissima, vediamo come mangia questa c'ha una bocca bella grande, si può dare a mangiare molto facilmente, ma che brava ragazzi! Qui merita un applauso di tutto il team Bollicini, perché Marta è proprio una mamma bravissima. Guardate. Apri la boccuccia. Brava. Non si sta neanche sporcando. Non si sta neanche sporcando perché tu sei bravissima, Marta. Dale da mangiare. Complimenti. Adesso facciamole bere un po' di biberon. Eccolo qui, così un po' d'acqua, così digerisce, ragazzi. Vai Marta, falle bene, guarda che bravo, è troppo bravo questa bambina, è molto allenata, dobbiamo dirlo. Ok, perfetto, togliamo il biberon. Qui Marta, adesso dobbiamo farle fare il routine. Vai, gira, ok, abbassa le gambe, ok, fai così, tutto dietro. Professionista, ragazzi, professionista. È un leone. Allora, ragazzi, siamo pronti a vedere se Baby Susu ci ha fatto il regalino nel pannolino. Attenzione, cosa sarà uscito da questo pannolino? Lo vediamo subito, eh. Attenzione,
Attenzione ragazzi, cosa ha fatto? Ha fatto tanta pupù e tanta pipì, guardate, no, è pure sporca ragazzi, guardate qui, baby Susu, cosa hai combinato? Ci hai riempito, no, sta continuando ragazzi, Marta, dovevamo lasciare un altro bel pannolino, ci ha fatto anche la pipì addosso, baby Susu, è proprio come Camilla, la stessa, appena togli il pannolino, Camilla, e fa lo spruzzo, è incredibile, vabbè dai, togliamo questa cacca, aspetta Marta, dobbiamo prendere le salviette, utilizziamo le nostre salviette, ecco qui, così le puliamo, sì, un attimo, la prendi. Marta, un attimo, prendiamo le salviettine. Ecco qui, imbevuto quella, così gli puliamo per bene il culettino. Ecco qua, vai Marta, pulisci. Sta facendo ancora, dai, delle goccette. Puliamola, mettila qui, che fai? Dai, la pulizia volante. Mettila così, brava Marta, pulisci tutto. E adesso ragazzi, ne mettiamo il pannolino, un altro pannolino che troviamo nel kit. Questo qui del, come si chiama, del complemento, il kit canalstiglia. Nuovo pannolino, ecco qui ragazzi, il nostro canestiglia, è bellissimo, ma mi sembra proprio quello vero di Camilla, guardate ragazzi, è bellissimo, un ciuccio quello di bianco, un'altra bottiglina, con no ragazzi, questo è incredibile, abbiamo il ciuccio quello là in caucciù, ma è professionistico questo kit, Marta, bellissimo. Poi ci sono i bavaglini, bellissimi, e l'altro pannolino. Allora, adesso ne mettiamo questo pannolino qua. Allora, aspetta sì. Marta, prendi questo. Dai, mantengo io qua. Devo... Guardate Marta come chiude il pannolino. Professionista, ragazzi. Professionista, non c'è nulla da dire. Vai Marta, chiudi il pannolino. Bravo, ok. Mettiamo il nuovo pannolino. Ma sicuramente le va, è il suo canestiglia. Poi le rimettiamo il suo vestitino, ecco qua. Ok, poi stasera Marta, prima di uscire, faremo il cambio, le metteremo questo completino bellissimo e poi anche le scarpette abbinate, queste che vi abbiamo fatto vedere prima. Ok? Marta, ci sei? Sì. Vai, togliamo mettiamole. Un attimo il bavaglino. Togliamo il bavaglino perché ha finito di fare la pappa. Ok, cappellino. Poi diamo la prova a questo punto, Marta. Dai, che fai? Lisci il pelo. Ok, aspettate ragazzi, qui c'è un nodino perché è proprio bavaglino professionale, tutta professionale, bellissima questa bambola. Vai Marta, vai. Uno. Attenzione Marta, si sta incastrando nelle mani. Ecco, giriamola dietro. Io le metto il cappellino. Nel frattempo ragazzi, vedete, è proprio una catena di montaggio ormai noi siamo con i bambini. Ecco qui. Oh, aspettate ragazzi, dammi un po' un qualcosa perché... La salvietta! Ha fatto un rigurgito ragazzi, fa anche rigurgito. Dove l'hai messa la salvietta Marta? No, dov'è? Una salvietta, ecco qua. Ha fatto il rigurgito, baby Caroline, baby Susu. E vai! Puliamo il visino di baby Susu, ecco qui. Puliamo anche qua sopra perché il rigurgitino. Allora ragazzi, che ne dite? Vi è piaciuto il nostro unboxing? Come sempre sono unboxing speciali, bellissimi nostri. Baby Susu è davvero carinissimo. Andiamo, vediamo ciuccio. Ecco qua, ciuccia un po'. Adesso baby Susu deve fare bebè. E usiamo il braccio magico di papi, che quando i bimbi si mettono così dormono subito. E infatti guardate, occhi chiusi, è incredibile, il braccio di papi funziona sempre. Aspetta Marta, oh, fai una cosa Marta, tu saluta i pollicini, io faccio dormire baby Susu, ok? Se vi è piaciuto questo video mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete con tutto il mondo e ci vediamo al prossimo video, ciao! Abbassa la voce, sta dormendo, ciao!